Nelle puntate precedenti abbiamo parlato delle fonti rinnovabili e del loro ruolo fondamentale all'interno della transizione energetica. Bene, un'altra tipologia di produzione di energia che si differenzia da quella tradizionale e di cui ci occuperemo in questo e nel prossimo episodio è la cogenerazione. Vediamo subito di cosa si tratta. Ciao a tutti e ben ritrovati su questo canale. Dunque, cogenerazione. Oggi introduciamo l'argomento, ma come vi spiegherò poi alla fine, questo non sarà l'unico episodio dedicato al tema. Per cogenerazione, in inglese Combined Heat and Power, CHP, si intende la produzione combinata in un unico impianto di energia elettrica e termica. Un meccanismo che porta a una riduzione dei consumi energetici dovuta al minor utilizzo di combustibile rispetto a un sistema tradizionale in cui elettricità e calore vengono prodotti separatamente. Gli impianti di cogenerazione nascono proprio dall'idea di sfruttare il calore dissipato o disperso durante la produzione di energia elettrica. Quest'ultima, infatti, è generata in impianti in cui il calore, attraverso un ciclo termodinamico, è trasformato in energia meccanica e successivamente in energia elettrica, e per poi essere distribuito a tutte le utenze. In questo processo una parte di energia termica viene dissipata sotto forma di vapore e fumi di scarico. Ed è proprio questa porzione che viene recuperata nella cogenerazione, andando poi ad essere sfruttata per usi industriali o civili. Dunque il combustibile arriva all'impianto di cogenerazione, che è costituito da tre elementi principali. Un motore primo, che può essere un motore a combustione interna, o una turbina a gas o per potenze elevate, quindi per usi industriali, a vapore. Un generatore elettrico che serve per la produzione, quindi di elettricità da distribuire, come abbiamo detto prima, alle utenze, e peculiarità proprio dell'impianto di cogenerazione, uno scambiatore di calore per il recupero dell'energia termica dissipata. In realtà comunque non tutto il calore dissipato può essere recuperato, infatti una parte di energia termica viene dispersa anche in questo ciclo combinato. Ed è proprio per questo che l'Autorità per l'Energia Elettrica ha stabilito dei parametri che vanno rispettati per poter definire il proprio impianto di cogenerazione. Bisogna infatti poter dimostrare in qualche modo che vi sia un effettivo risparmio di combustibile rispetto a un impianto tradizionale e anche che non vi sia uno sbilanciamento troppo spinto verso la produzione di energia elettrica piuttosto che termica. La cogenerazione gode di alcuni meccanismi di incentivazione, specie se parliamo di cogenerazione ad alto rendimento. Di che cosa si tratta? Bene, un impianto di cogenerazione può definirsi ad alto rendimento, già a partire dalla direttiva europea 8 del 2004, se si dimostra un effettivo risparmio di energia primaria rispetto a un equivalente sistema tradizionale di almeno il 10%. E questo vale per tutti gli impianti non di piccola taglia, quindi sopra i 1000 kW. Mentre per gli impianti di piccola e microgenerazione basta dimostrare che vi sia un effettivo risparmio, anche se minore, di questo 10%. Ma quindi, quali sono i vantaggi della cogenerazione? Qual è l'effettivo risparmio in termini economici, energetici, di questo sistema rispetto a uno tradizionale? Quando è che la cogenerazione può essere considerata la soluzione? E in generale, come si pongono questi sistemi CHP all'interno della transizione ecologica e energetica, soprattutto a fronte di un boom tanto mediatico quanto concreto, qual è quello delle rinnovabili? Queste, ma non solo, sono le domande che ci porremo e che porremo nel prossimo episodio ad un esperto del settore. Bene, per oggi è tutto, io ti ringrazio per l'attenzione, lascia un like a questo video se ti è piaciuto e condividi se l'hai ritenuto utile o interessante. E noi ci vediamo presto su questo canale.